Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Adrix. Volevo farvi vedere la mia macchina finalmente, perché dopo un mese è giunta l'ora di farvi vedere anche la mia nuova auto. Però io sono arrivato qua in questo punto, ma la macchina è sparita. Me l'hanno presa un attimo per provare. Ah no, sta arrivando, Beppe, guarda, sta arrivando, guarda. Sono io che devo farvi il video, c'è un'altra persona, ve la faccio vedere, venite, 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 venite. Oh, eccoci qua, siamo arrivati, ecco qua. Questo ragazzi, per farvi capire quanto è grande il baule, riesce a tenere dentro pure me. Comunque, adesso a parte gli scherzi, finalmente la macchina ragazzi è arrivata. E questa qua, una Fiat tipo berlina, 1495 cavalli, come potete vedere è la versione un po' più bellina della base, con cerchi in lega da 17, fendinebbia, abbiamo i fari anteriori con già predisposti di LED. Sportellino che basta cliccare così e si apre, non ha più la chiave. Gli interni, ragazzi, si presentano così, con uno schermino al suo centro del cruscotto. Facci vedere pure dentro. Vadi, vadi. E come al solito arriva gente. Ok ragazzi, come vi ripeto, questo è un 1.4 da 95 cavalli. Ovviamente è un motore piccolino, poche prestazioni, ma comunque per questa macchina va benissimo, anche perché consuma veramente poco e diciamo che il suo lavoro lo fa. Mi sono trovato, diciamo, abbastanza bene, non è come quella che avevo prima, l'Abarth, però vabbè, sono due macchine completamente diverse e mi ci devo ancora un po' abituare per quanto riguarda la sua lunghezza, perché mi sembra che è lunga più di 4 metri, quindi anche nei parcheggi bisogna fare attenzione. Ah, una cosa che mi sono dimenticato, ha pure i sensori di parcheggio. Questa è una cosa molto buona, perché essendo lunga ti dà la possibilità di capire quando sei vicino a un ostacolo. Il baule l'abbiamo visto, anzi facciamo vedere bene anche il baule. Il baule, come potete vedere, è enorme, ci sta veramente il mondo dentro, ragazzi. Scusate il casino, avevo un ombrello e uno zaino, con la sua lucina interna. È veramente spazioso, si apre con un tocco del telecomando, si apre in automatico. Vi faccio. Ce l'hai tu le chiavi, Beppe? Ok, merci. Facendo due volte sul telecomando, lui si apre in automatico. È una figata. Abbiamo detto che i cerchi sono da 17, ma non abbiamo detto le gomme. Le gomme sono, pensate, più grandi quelli dell'Abarth, dove cavolo c'è scritto che non mi ricordo, 225, 45, 17 della Continental. Sono più grandi, infatti la macchina tiene molto bene la strada. Adesso che siamo in inverno devo poi comunque mettere quelle invernali e boh ragazzi, questa è la macchina. Poi vi farò un video
come più o meno funziona anche la radio, perché la radio la possiamo collegare con il nostro cellulare tramite un'app, possiamo vedere il navigatore, possiamo vedere i nostri contatti del telefono, tutto quanto. E poi vi farò un video anche basato su quella cosa lì. Niente, spero che il video vi sia piaciuto, se è così iscrivetevi al canale qua sotto, lasciatemi un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli! Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, condividi e lascia un bel like.